Ciao a tutti, benvenuti a tutti. Vediamo in questo video sei modi in cui gli uomini normali possono far impazzire le donne attraenti. E prima di affrontare il tema, però, iscriviti al canale, attiva la campanella così riceverai la notifica di nuovi video. E ti ricordo che puoi fare una piccola donazione al canale andando sul video, cliccando sul tastino super grazie e poi, se vuoi, abbonarti al canale andando nella home page, tastino abbonati. E veniamo al tema, sei modi in cui gli uomini normali possono far impazzire le donne attraenti. Allora, uno degli errori che fanno gli uomini è pensare che le donne possono essere sedotte o con i soldi o con la bellezza fisica. E questo è un errore grave perché quindi in questo modo molti uomini che potrebbero conquistare, che potrebbero sedurre, alla fine fanno la fine di quelli che non seducono nessuno. Non seducono spesso perché rinunciano, spesso perché non ci credono, non credono di poter ottenere dei risultati, quindi se lo pigliano in quel posto. Invece ci sono dei modi. La bellezza è soggettiva e ogni individuo ha i propri gusti personali, quindi è importante ricordare che non esiste una formula magica per far impazzire le donne attraenti, tuttavia ci sono alcune qualità e comportamenti che possono influire sulla tua attrattiva, cioè possono influire positivamente sulla tua attrattiva agli occhi delle donne, anche agli occhi delle donne attraenti, che non devono essere considerate attraenti. Considerale come se fossero dei frigoriferi rotti, diciamo mentalmente. C'è un detto che diceva: tratta le serve da regine, le regine da serve. E le farai innamorare. Se una donna è bella, molto bella, riceverà tanti apprezzamenti già da tanti uomini, quindi è inutile che ti metti lì a fare ancora tu più apprezzamenti. Devi considerarla come se fosse una brutta, una che non ti interessa. Questo gli genererà nella sua testa dei dubbi. Vediamo quali sono questi sei modi. Beh, il primo modo appunto è quello di coltivare la tua autostima. Se tu, una donna bella, non la pigli neanche in considerazione, non te ne fotte niente che sia bella, non te ne frega assolutamente niente, questo è un punto fondamentale perché in questo modo lei resterà spiazzata. Quindi lavora su te stesso. Scopri le tue passioni, dai valore a te stesso, impara a valorizzare le tue qualità e questo è un punto molto molto importante. Una delle caratteristiche, tra l'altro, principali di quello che viene definito il maschio alfa, il maschio seduttore, è proprio una solida autostima. Quindi identifica le tue qualità positive, lavora sulle tue debolezze, riconosci il tuo valore e datti valore. Quindi cerca anche di sviluppare leadership, prendi iniziativa, fai scelte consapevoli, assumiti la responsabilità delle tue azioni, sii assertivo e cerca di guidare anche gli uomini, incoraggiando alla ricerca di collaborazione, di crescita. Quindi questo è un punto molto importante. Il secondo punto è la comunicazione, devi sviluppare una buona comunicazione, una comunicazione che possa essere efficace, verbale e non verbale. Fai parlare le donne, falle aprire, evita di parlare di te, non dire mai niente di te, ma cerca di essere misterioso. Quindi una comunicazione di questo genere in cui ascolti, sviluppa, diciamo, ti fa percepire come un maschio dominante. Essere sicuro di se stessi è fondamentale. Esprimi le tue opinioni in modo chiaro, empatico, ma soprattutto ascolta attentamente. Questo
Questo è un punto fondamentale. E un'altra cosa, ovviamente, è che ti prendi cura di te stesso. Cioè, essere un maschio alfa non significa trascurare il proprio benessere personale, anzi, significa prendersi cura della propria salute fisica, mentale ed emotiva, mantenere uno stile di vita equilibrato, mangia sano, fai attività fisica regolare, dedica tempo alle tue passioni. Un uomo che si prende cura di se stesso è più attraente agli occhi delle donne, indipendentemente che sia bello, che sia brutto, non importa, il fisico te lo puoi curare comunque. Poi un altro punto molto importante è quello di coltivare un interesse, cioè coltivare un senso dell'umorismo. Donna che ride, mutanda che cala, dicono comunque, l'umorismo è una qualità attraente per un uomo, non deve fare il comico, ma essere in grado di far sorridere una donna attraverso battute ironiche, prendendola un po' in giro, può fare la differenza. L'umorismo crea un'atmosfera rilassata, potrai mostrare la tua personalità, rompere il ghiaccio. È importante però evitare il sarcasmo, evitare battute offensive, cioè la penalizzazione serve, ma va messa gradualmente. Quindi un altro punto molto importante è dimostrare empatia e comprensione. Questo è un altro punto fondamentale. Le donne attraenti apprezzano gli uomini che dimostrano empatia e capacità di comprendere le loro esperienze e sentimenti. Tieni presente che anche le donne attraenti hanno anzi sicuramente dei turbamenti emotivi, delle paure e tu riconoscerle e amplificargliele e gli dai una botta di emozioni fondamentalmente. Quindi questo è un punto fondamentale. Per prima cosa devi cercare di metterti nei loro panni emotivi e capire quali sono le emozioni che vanno, i tasti emotivi che vanno toccati per far esplodere l'emotività. Per cui devi sviluppare comunque necessariamente empatia. E poi un altro punto fondamentale è quello di mostrare, diciamo, gentilezza e rispetto. La forza di un maschio alfa risiede anche nella sua capacità di mostrare rispetto e gentilezza verso gli altri in generale. Questo poi piace anche alla parte logica, quindi aver stimolato le sue emozioni è fondamentale, ma poi anche dimostrare rispetto e gentilezza è fondamentale. Ma anche verso gli altri, quindi evita comportamenti aggressivi, tratta gli altri con cortesia, considerazione e rispetto, e vedrai che le donne ti troveranno molto più attraente. Significa anche essere autentico, essere coerente. Quindi sono tutte caratteristiche che ti fanno sembrare, diciamo, un uomo di valore. Le donne apprezzano il rispetto e la gentilezza e soprattutto non essere appiccicoso, mantieni le distanze, rispetti i confini personali, non essere appiccicoso, anzi usa anche un po' di psicologia inversa, cerca di allontanarlo un pochettino, cerca di dire no, ma tu non sei la donna che fa per me, bla bla bla, quando si avvicina allontanala perché questo farà sì che sarà lei a desiderarti, sarà lei a desiderare di sedurti. Sarà lei a desiderare di conquistarti. Ecco, in questi modi anche un uomo normale, tra virgolette, cioè non particolarmente bello, non particolarmente ricco, può sedurre donne attraenti. Metti un like se il video ti è piaciuto e iscriviti al canale. Ovviamente attiva la campanella così riceverai la notifica dei nuovi video.